Salve ragazzi, oggi, cioè oggi, in questo video, breve video, voglio semplicemente spiegarvi, così se vi interessano, le differenze fra la modalità normale e la modalità difficile. Allora, a parte il fatto che appunto è più difficile in un certo senso, ci sono più nemici, i nemici normali hanno anche più resistenza. Lo stesso vale per i boss, e i boss normalmente infliggono anche più danni e sono più intelligenti. Ci sono due boss in particolare che cambiano parecchio. Il primo e l'ultimo, sia Kuma, che è il primo boss che incontrerete. Kuma, dopo aver perso un tot di vita, come gli succede nel manga e nell'anime, gli verrà rivelata la spalla, che è una spalla metallica. Verrà rivelato il fatto che è un cyborg e comincerà a usare i laser che usa il cyborg. Non è. Non lo rende. Questa abilità non è che lo rende particolarmente più difficile, ma comunque. Seconda cosa. Il secondo boss che cambia è il boss finale, che ha più combo. E praticamente ogni volta che usa il martello, anche se voi siete lontani, vi scende comunque una sorta di raggio di luce dall'alto, quindi diciamo che il boss finale è molto più intelligente, ma comunque se passate i dati di completamento non dovrebbe essere troppo complicato. A parte questo, ovviamente i vostri personaggi ottengono tutte le mosse che hanno imparato e anche il livello di tutte le mosse che hanno imparato in modalità normale. E inoltre acquisiscono l'abilità di aumentare oltre le proprie statistiche. Per le statistiche PvPS potete arrivare a un massimo di 2000, credo, invece di 1000 che è il limite della modalità normale. E le abilità possono salire fino al livello 10. Come vedete, io ho tutte le abilità al massimo adesso. Le ho fatte salire tutte al livello 10, comprese le mosse speciali. E di conseguenza i personaggi possono imparare anche nuove mosse. Possono aumentare oltre il livello delle loro abilità e imparare mosse tipo Nebbia Zoro. In questo caso impara 9 spade Nebbia Gentera Ashura, che non poteva imparare in modalità normale perché necessita che certe mosse siano superiori a livello 5. Oltre a questo, come oggetti, all'inizio troverete subito nel deposito. L'aspirapolvere potenziato lo troverete subito nel deposito. E idem vale per la canna da pesca. La canna da pesca sarà al livello in cui l'avete lasciata. Inoltre, per quanto riguarda il database sarà già completo. Se l'avete completato, saranno già presenti le creature che avete preso. Lo stesso vale per i personaggi e la musica. Le liste di costruzione, composizione e cucina saranno già uguali a come le avete lasciate, quindi non dovete per forza rimparare tutto quanto. Nel deposito verranno messe anche strumenti importanti che trovate negli scrigni, come il pezzo di maschera di Sogeking o la catena per Levi Nunchuck dei Franky. Fatemi pensare se c'è altro oltre a questo. Sì, c'è un'altra cosa che vi mostro immediatamente. Devo solo ricordarmi in che stanza devo entrare qui sotto. No, eh. Rimangono naturalmente anche tutti i pezzi di mappa che avete già preso. Tutti i tesori da mappa che avete preso li trovate già aperti praticamente. E un'altra cosa che ottenete, che come potete vedere da come è vestito Rubber in questo caso, ottenete i vestiti che i personaggi indossavano a Thriller Bark. E potete cambiarvi andando vicino a questa pila di vestiti. Vedete, i vostri personaggi possono cambiare. Per esempio, Rubber può cambiare dal suo Unlimited al suo normale. Qui cambia lo stile, così è senza cappello, così con il cappello. Zoro può essere così o con la bandana. Nami così, con i capelli, insomma, un taglio di capelli un po' diverso. Aso può essere così o con la bandana in testa. Sanji con occhiali o meno. Chopper ha solo questa forma. Robin idem. Come vedete che sono gli abiti di Thriller Bark. Franky può avere gli occhiali da sole oppure non averli.
sugli occhi perlomeno, e Brooke ha solo questa forma. Comunque sono i vestiti di Thriller Bark che i vostri personaggi potranno... potete indossare qualunque combinazione vi pare. Vedete che qua ci sono ancora delle porte chiuse, ce n'è anche... c'è una botola chiusa, c'è una porta chiusa anche sul retro della nave. Questo non è un problema perché verranno aperte in Unlimited Cruise 2, quindi per ora non vi preoccupate di questa cosa. E credo siano tutte le differenze. Suppongo che ci sia un'altra modalità dopo questa, se non sbaglio. Cioè, una volta completata questa potete fare anche la modalità super difficile, ma non ne sono sicuro. Un'altra cosa è che finendo l'avventura due volte, non importa che, a che difficoltà, vuol dire che avete due stelline nel menu principale, sbloccherete il survival, che è praticamente ondate di nemici standard che potete sfidare con i pirati di cappello di paglia o praticamente qualunque lottatore che avete sbloccato nella modalità versus salvo eccezioni. E questo è tutto ciò che cambia da modalità normale a modalità difficile. Spero di avervi informato abbastanza. Voilà, questo è tutto. Ciao.